A 6 mesi di distanza dalla sperimentazione provvisoria provata dal comune di Vasto e poi immediatamente abbandonata, siamo tornati al quartiere San Paolo nelle ore di punta e continua a regnare il caos, come ci dicono gli autisti, i conducenti degli autobus, che continuano a chiedere l'istituzione di una corsia preferenziale o comunque provvedimenti che consentano agli autobus di passare prioritariamente negli orari di entrata e di uscita dalle scuole. Sentiamo cosa dicono i conducenti dei pullman. La situazione procede bene, l'unica cosa che ci vogliono le strisce gialle dove deve girare gli autobus. Quindi corsia preferenziale. Corsia preferenziale, via Piazza dei Caspi, dietro la farmacia riescono di qua. Entrano, girano a Piazza dei Caspi, dietro la farmacia e rimangono ai due piedi. I vigili? I vigili quando possono vengono, quando no non ci sono non vengono. Qual è il problema principale? Il problema principale sarebbe il mercoledì di fare un senso unico per i mezzi che devono scendere a Via del Porto e se ne devono andare a Terni.